30 marzo di nuovo si riprova con la posa della prima pietra, parliamo di gettata di cemento, speriamo che insomma abbia un seguito. Abbiamo qui il sindaco di Genzano, Flavio Gabbarini. Sindaco, come commenta questa situazione e soprattutto la sanità attuale Questa castellana? situazione, il cantiere è aperto già da qualche tempo, so che hanno avuto dei problemi, adesso si dice che ci vorranno da inizio lavori 1.008 giorni, speriamo che non siano 1.800. Prima o poi si farà quest'opera, al di là ci vorranno 3, 4, 5, 10 anni. Il problema è come rispondiamo alle esigenze della sanità in questa zona in questo momento. Tant'è che fino ad oggi si paventa l'accorpamento del reparto di ostetricia, ginecologia e pediatria di Genzano con Marino, Marino con Genzano. Quindi questo vuol dire che ci sarà un abbassamento dei livelli dei servizi. Secondo me questa cosa va superata perché la Regione deve fare uno sforzo, al di là del piano di rientro che va avanti ormai da anni, e assumere definitivamente a tempo indeterminato le persone che oggi vedono il contratto scadere. Oggi riguarda questi reparti, so che nei prossimi mesi ci saranno altri contratti in scadenza, quindi potrebbe riguardare i pronti soccorsi o altri reparti. Ossia bisogna assumere i medici che servono a mantenere il livello minimo di efficienza dei servizi, di efficienza e di sicurezza dei servizi. Non possiamo continuare con tantissimi medici precari perché è anche offensivo nei confronti di queste categorie che tanto hanno fatto e tanto stanno facendo ed è anche pericoloso perché non si sta a stabilità e sicurezza dei servizi. Ecco, questo un po' è la problematica attuale. Bisogna dare oggi le risposte sul territorio. L'ospedale di Castelli verrà fra qualche anno. O fra tanti anni, non lo Non lo so, sappiamo. però oggi la gente si reca nelle varie strutture e ha tanti problemi. Grazie.